Ok, bene. Allora, partiamo con un po' di riscaldamento, un warm-up di qualche minuto per le braccia, ma non solo, e poi ci dedichiamo stamattina ci dedichiamo, come dicevo, alle braccia. Allora, andiamo in riscaldamento delle spalle, spingiamo in avanti, accendo anche la luce che oggi è nuvolo. Ok. Anche un po' indietro, andiamo con la spinta di un braccio, indietro, l'altro, andiamo in avanti. Andiamo dall'altra. Andiamo apertura delle braccia e chiudo. Cerco di spingere anche le spalle un po' in avanti. Spingo e apro. E spingo e apro. Ok, chiudiamo indietro, tricipiti e scendo, dietro, in alto e scendo. Ok, un po' i gomiti, cioè i gomiti, i polsi, rotazione e anche dall'altra. Andiamo a fare una rotazione del busto, però facciamo a terra, quindi scendo, alterno, ok, torno su, un po' di lavoro con le gambe. Affondo, affondo, affondo e affondo. Ok, squat, divarichiamo e scendo. Andiamo bene le gambe, andiamo su, andiamo in apertura delle anche e dall'altra. Alterniamo, apro e apro, ancora e sciolgo bene. Divarico le gambe. E vado in passaggio laterale, spingo bene, ripasso a lungo bene l'interno coscia, ok? Vengo su, intrarotazione, snodiamo anche la caviglia. Da una parte e rotazione dall'altra, su, esterno del piede e interno, caviglia. Ok, collo, rotazione da una parte e dall'altra. Ok, e sciogliere bene tutto. Bene, 5 minuti li abbiamo fatti di warm up riscaldamento. Adesso andiamo invece a vedere
Lavoro sulle braccia, mi prendo solo i tempi, altrimenti li perdo. Voilà. Tan, tan, tan. Vediamo solo dove sono. Ok. Me lo porto là così ce l'ho. Segno i tempi e partiamo, eh? Bevete. E allora prendetevi dei pesi, faremo un po' di mezz'oretta di allenamento pesi. Ovviamente utilizzate sempre un peso adatto a voi, che non sia troppo esagerato. Se partite da zero, andate su mezzo chilo o sul chilo. Se invece siete già abituati al chilo, passate a 1,5 kg o al massimo a 2 kg e così via. Allora, partiamo con 45 minuti, ecco, secondi, se riesco a metterli. Ok. Non riesco a metterlo. Voilà, allora partiamo e andiamo a fare un lavoro di rematore, quindi posizione con i pesi che vanno verso di me, con le mani rivolte verso l'alto. Quindi prendiamo i pesi, andiamo, schiena piegata e tiro verso di me. Ok, questo è il lavoro da fare, partiamo pure. Con delicatezza, schiena piegata, ginocchia piegata, apertura dei piedi, livello spalle o leggermente fuori. Abbiamo sempre 15 secondi di recupero proprio perché andiamo ad utilizzare un peso che rispetto alle nostre capacità è leggermente aumentato. Quindi andiamo sempre a riposare. Intanto possiamo bere. Ok, ripartiamo. Bene, vicino a noi andiamo a fare il curl adesso. Tutti e due i pesi insieme ruotano e tornano vicino alle gambe. Ruotano e tornano vicino alle gambe. Ok? Andiamo a togliere quelle che sono le mitiche tendine. Ok. Bene, ancora qualche secondo. 3, 2, ultimo e posiamo i pesi e riposiamo per 15 secondi. Cercate di riposare sempre con i pesi a terra in modo che il muscolo non sia sollecitato in isometria. Ripartiamo, prendiamo i pesi e questa volta andiamo a fare semplicemente bicipiti, scendo, bicipiti, scendo, ok? Salgo, senza rotazione. Cercate di trattenere anche sempre quando il peso scende un pelo, quindi di rallentare la velocità di discesa. Ok, 3, 2,
Ultimo, scendo e poso. Mi posiziono a questo punto a terra e vado su e giù con i pesi. Allora, bene in posizione, scendo e spingo verso l'alto. Appoggio bene la schiena. Mi sono messo i tempi lontani, non riesco a vedere. Adesso me lo sposto. Spingo verso l'alto, bene la schiena appoggiata. Ancora 10 secondi. Spinta. Tre. Due, ultimo, e poso i pesi. Adesso lavoriamo singolarmente con un braccio solo, quindi prendiamo quello che vogliamo far lavorare per primo, ci mettiamo giù, in alto, ruotato in questo modo, e scendo, quindi spingo verso l'alto, appoggio gomito a terra, e scendo, spingo verso l'alto. Solo un braccio. Ok, 10 secondi. Non andiamo in sovraccarico schiena. Ultimo. Bene. Perfetto. Adesso ovviamente passiamo dall'altra parte. Quindi ancora qualche secondo. Altro braccio. Partenza in alto. Scendo e spingo. Quindi appoggio gomito a terra in apertura e spingo verso l'alto. Le mani sono rivolte in questo modo, non di fianco. Ok. Ancora qualche secondo. Ok, ultimo. Bene. Adesso lavoriamo sui tricipiti. Quindi, con un peso solo che teniamo in questo modo, spingo verso l'alto, ok? Lo tengo in questo modo, ne tengo uno solo e lo spingo verso l'alto. Pronti, via. Scendo e cerco di andare un po' più veloce però. Ok? Avendone uno solo, posso spingere con due mani un po' più veloce. Sentite che lavorano proprio i tricipiti. Ok? Ancora qualche secondo. Ok. Ultimo. Bene. Ok. Adesso andiamo a spingere indietro il peso e lo portiamo di nuovo in avanti. Ok, allora lo prendiamo in questo modo e poi spingiamo dietro e torniamo su. Via. Anche qui lavoriamo bene sui tricipiti. Io guardo verso di voi, ma voi cercate di guardare sempre avanti o sopra. Ok? Dieci secondi.
ultimo. Bene. Ok, recuperare un attimo, abbiamo questo momento di pausa un po' più lunga dove potete bere e intanto il muscolo si riposa proprio per avere maggiore efficacia nel secondo percorso. Andiamo a fare adesso, secondo circuito. Ok. Bene, siamo quasi alla fine. Ovviamente man mano che i pesi aumentano c'è più necessità di recupero, quindi anche di questi secondi che facciamo di pausa. Più il peso è leggero, più c'è meno necessità, però essendo tutti in fase di crescita dell'aumento di peso va bene per tutti. Ok, adesso ci spostiamo di nuovo i piedi e andiamo a lavorare di nuovo con spinta verso di noi, rematore. Cerchiamo di aumentare un po'. Tre, due, ultimo, coso. Ok. Bene. Adesso facciamo tiro verso di me, giro e vado verso l'alto, ok? E poi ridiscendo. Allora, da qua faccio questo, ruoto verso l'altro, ritorno e scendo. Verso di me. Spingo il ruoto verso l'alto, ritorno e ritorno. Ok? Giro, torno, giù. Ecco, ruoto, ritorno, giù. Ancora, spingo verso l'alto e giù. Ruoto, ruoto e scendo. Ultimo. Uno, ruoto, ruoto e scendo. Benissimo, posiamo, riposiamo un po' le braccia, ripartiamo, siamo pronti, pesi, andiamo a fare il bicipite, car classico. Ripetiamo il circuito. Vado. Bene. Ancora. 10 secondi. Tre, due, ultimo. Recuperiamo e andiamo giù. Andiamo a lavorare sui tricipiti. Quindi spingo verso l'alto il manubrio, come prima. Facciamo sempre più o meno lo stesso circuito. Quindi, tutte e due, e spingo verso l'alto. Ok, ancora qualche secondo, spingo, 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 tre, due, l'ultimo e recupero, bene, uno solo, quindi andiamo a lavorare su un braccio solo e spingo verso l'altro, gomito in appoggio e spingo verso l'alto, ok? Allora, gomito in appoggio,
partiamo, via, spingo e scendo. Bene, concentrati sul braccio che lavora. Ok, spingo ancora. Tre, due, ultima e recupero. Bene, dall'altra parte ovviamente, passiamo di là. Via, tre, due, uno, spingo su. Sguardo sempre in alto e spingo. Ok. Tre, due. Ultimo e recupero. Bene. Adesso lavoriamo sempre con un peso, lo teniamo in questo modo, scendo e salgo, ok? Tanto, tricipiti. Siamo pronti? Via, un po' veloci. Cambiate piuttosto la mano che sta davanti per tenere. Prima avete tenuto in un modo, adesso spostate la mano che stava dietro in avanti, così sollecitate bene il tricipite dal lato opposto. Un po' più veloce in questo caso. Tre, due, uno e l'ultimo. Bon. Bene, adesso invece faremo la presa. Ovviamente io ho la possibilità di tenere in questo modo, ma voi potete prendere il pesetto qui all'intaccatura del peso, proprio dove c'è la parte pesante, per dire. Ok? Andiamo giù e torno. Ricipite anche qua, rallentate un pelo la discesa, sforza bene, invece velocissimo torniamo su, un po' più lento, scendiamo, sollecitiamo bene. Ok. 3, 2, 1, stop. Bene. Ottimo. Andiamo adesso a fare l'ultima parte che è una sollecitazione delle braccia e lo facciamo in push-up, ok? Ultima parte. Andiamo a fare push-up, così sollecitiamo bene. Siamo pronti? Via. Ok. Ancora.
Ok, allunghiamo. Bene, prendo ancora questo e andiamo ancora a fare 5 minuti di lavoro sul con i pesi sulle braccia. Andiamo solo a mettermi però il timer qua, che lì mi è già partito, e lavoriamo sempre 45 secondi per ogni esercizio. Bene, prendiamo di nuovo i nostri pesetti e andiamo a lavorare i bicipiti adesso, tutti e due insieme, in questo modo, come prima. Facciamo una serie di esercizi, non più a circuito, ripetuto, ma liberi. Ok. Halfway there. 10 seconds. Ok, passiamo 15 secondi, adesso andiamo in spinta. Indietro, cerchiamo di tenere bene agganciato l'avambraccio e spingiamo indietro i pesi. Pronti? Ok, precipiti su e spingo indietro. Recupero e adesso andiamo in alzate frontali, quindi con i pesi andiamo alternato, prima uno e poi l'altro, ok? Discesa rallentata. Ok? Quindi, da questa posizione alzo, tensione alla schiena, alzo, spalle e alzo. Ok? Bene. Halfway there. Ten seconds. Ok. Benissimo, recuperiamo. Adesso andiamo in bicipite da una parte, mi fermo in sospensione, vado su dall'altra, mi fermo, scendo, risalgo, vado in isometria, ok? Quindi partenza da qua, vado, scendo, vado e scendo. Ritorno qua, vado e scendo, ritorno qua, vado e scendo. Ritorno. E ritorno. Halfway there. Ritorno in isometria. E ritorno. 10 seconds. Ok. Recupero, andiamo di nuovo bicipiti, facciamo bicipite alternato, tan, 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 ok? Classico, ok, vado, alterno, mi alterno.
10 seconds. Ok. Bene, scendiamo giù nell'appoggio schiena. Nuovo. E facciamo tricipite però solo da una parte, quindi vado in alto e spingo indietro. Ok? Spingo e salgo. Vado indietro e salgo. Bene, appoggio schiena che così non ci roviniamo. Halfway there. Okay. Bene, dall'altra, 15 secondi di recupero e poi passiamo dall'altra, bicipiti in discesa. Ok, vado, spingo dietro e risalgo. There. 10 seconds. Okay. Ultimo. Bene. Okay. Adesso lavoriamo ancora su croci e facciamo con due pesi apertura, quindi appoggio dei gomiti, cioè appoggio e salgo, gomito e avvicino i pesi, verso l'alto, ok, spingo, vado, ok. Bene. Halfway there. Vado. Ancora. Bene. E vado. 10 seconds. Ok. Facciamo ancora l'ultima e andiamo semplicemente a fare l'acqua ricarica delle spinte verso l'alto con rotazione, quindi da qui ruoto e scendo, ruoto e scendo. There. 10 seconds. Ok, benissimissimissimo. Andiamo a fare adesso qualche minuto invece di a lungo, ok? Bene, partiamo con il braccio e lo distendiamo bene, facciamo pure anche qui qualche secondo in più, teniamo pure il tempo, se lavoriamo bene anche sulle braccia in allungo. Gli stretching ha alternato a mobilità articolare delle articolazioni. 10
10 seconds. Ok. Yes. Partiamo pure subito dall'altra. Ancora. Teniamo fino a... Ok, sciolgo, vado in rotazione delle braccia in avanti, quindi rotazione, tanto vi metto dei tempi che possono essermi utili. Ok, andiamo in rotazione dall'altra parte. Bene, andiamo in rotazione in avanti delle spalle. Halfway there. Ok, dall'altra parte, spalle. Ancora. Di nuovo avanti e di nuovo indietro. Yes. Ok, let's go. Andiamo in apertura delle braccia, rotazione anche del collo. Ok, ci alziamo in piedi e andiamo in apertura braccia e ritorno, spingo e ritorno, 10 seconds. E ritorno, ok, ancora, spingo verso il basso, spalle, le mani spingono proprio in tensione verso il basso. Ancora, spingo bene giù. Ok, e vado verso l'orecchio e butto giù. Verso l'orecchio, le spalle, butto giù. Inspiro, butto. 10 seconds. Inspiro, butto. Ok, precipite bene vicino il gomito, vicino alla testa, la mano bella distesa e tengo. Ok, metto giù e vado dall'altra. Ok, salgo e ruoto indietro e scendo. Bene, piego indietro e scendo. Ancora. Bene. Ok, andiamo in deltoide, spingo in isometria. Ok, passo dall'altra isometria.
E poi finiamo col collo. Adesso lasciamo il collo su, giù, su, giù, ancora una volta, di lato, dall'alto, di lato e dall'altro. Mi fermo, uno, due, tre. Vado dall'altra, uno, due, tre. Ancora una volta, uno, due, tre. E dall'altra, uno, due, tre. Ok, benissimo. Terminato anche oggi. Ciao, tutto a posto. Halfway there.